start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo nuovamente su Final Fantasy. No, non fate così, non dite o no ancora. Oggi vediamo delle cose relativamente interessanti. Ho voluto fare il video perché sto per fare un passo importante in questo gioco. Sto per acquistare l'appartamento. E molto atteso come momento. E voglio dirvi anche due parole per quanto riguarda le Grand Company, perché se voi volete, come me, avete la fissa del housing e volete comprarvi la casa, dovete sapere una cosa, allora più di una in realtà. Dovete prima di tutto raggiungere il livello 50. Io sono livello 56 con questa classe di Red Mage, quindi lo posso fare. 50, 51 di Summoner, 56 di Red Mage, quindi insomma il livello ce l'ho. L'altra cosa che dovete raggiungere, che è molto importante, è il Second Storm Lieutenant, cioè praticamente voi partite dal basso, dovete farvi tutti questi livelli fino ad arrivare al Second Storm Lieutenant della Grand Company. La storia principale, ovviamente sempre supportata da Tataru Helper come traduttore, che io uso sempre, vi permetterà di questare, vi porteranno a conoscere le tre Grand Company, che sono è questa, una per ogni grande città, insomma. Le vedete qui, abbiamo il Maelstrom, gli Order of the Twin Adder e gli Immortal Flames, con sede nelle varie città. Ne potete scegliere una, in futuro la potete cambiare spendendo qualcosina e mantenendo i progressi. Quello che potete fare è poi salire di livello, come vi dicevo, e quindi andare a fare Apply for Promotion e andare a rispettare dei requisiti, che sono delle missioni che vi dà questo tizio, ma soprattutto gli Storm Seals o i Company Seals in generale. Ve ne chiederanno via via 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 1000 ogni volta di più, e per farle dovete fare semplicemente nel corso delle vostre camminate per il mondo, trovate degli eventi cerchiati noti come Fates, li fate e ottenete i Company Seals. Altra cosa, premendo U, potete fare alcune tipo giornaliere, il leveling, e ve ne dà 4,70. Se siete healer ve ne dà 2,003, quindi si fanno abbastanza facilmente. Raggiunti poi uno dei livelli più alti, mi pare il Chief Storm Sergeant, no, forse addirittura il Sergeant Second Class, potete andare dal venditore qui e andare, no scusate, questo, quello di prima, andando con Undertake Supply and Provision Missions, potete andare a vendere il vostro equipaggiamento a parecchi seals, quindi li potete fare. Non ci mettete molto, ovviamente. Per avere tutto l'equipaggiamento da vendere e ottenere seals dovete aver giocato l'avventura principale abbastanza ore ed essere progrediti, almeno finire la storia principale, o almeno comunque se siete a livello 50 lo fate facilmente come obiettivo. Poi io non ho adesso più interesse a seguire. Altra cosa che vi voglio mostrare, che mi ero promesso di far vedere, appunto mi è venuto l'istinto del video per questo motivo. Non so ancora esattamente a cosa come funzioni, ma se noi raggiungiamo questo livello ci viene data questa entrata alla caserma. Nella caserma possiamo giornalmente, andando avanti con le nostre avventure, ricevere delle richieste di arruolamento. In questo caso ho dei membri già scelti, che sono, adesso non li vedete, sono lì dietro. No, uno è questo, poi ce ne sono altri due. Posso prenderne, quindi ne ho tre, devo averne quattro all'inizio, mi viene detto, alle sue statistiche. Posso andare a vedere chi è questa persona e posso decidere di metterla sotto contratto, quindi con la mia compagnia. Quindi praticamente io sono diventato un luogotenente di livello abbastanza alto e posso crearmi la mia squadriglia e addestrarla. Ho un gladiator che è un tank di livello 1, la ragione è perché vuol servire sotto un ufficiale, perché è talmente potente in grado di creare e distruggere, insomma. Mi stima molto. Posso postpone, quindi posticipare, io recluto, e quindi praticamente si unisce allo squadron. Lo squadron poi lo credo lo potremo mandare in missione, quindi praticamente abbiamo accettato questo compito. Ora, lo squadron era composto di 4 ed è pronto per il dispiegamento. Ok, l'abbiamo fatto. Adesso io non ho Tataru Helper attivo, quindi non ho la traduzione.
La baracca ha una stanza per sei soldati, va bene. Ok, devo parlare col sergente per dispiegare lo squadrone. Quindi praticamente noi possiamo andare qui e andare a dispiegare in missione i nostri soldati. E vedete che li abbiamo qui, possiamo mandarli in pattugliamento, deploy, e li mandiamo a fare addestramento pattugliandoli in città. Ok, l'ordine è stato dato. Perfetto, arriveranno dopo 18 ore. Ok, ora vi faccio vedere un'altra cosa. Vi ho fatto vedere questa parentesi della barracks, ma ora andiamo alla parte più importante. La cosa da dire sull'housing è la seguente: ci sono due tipi di housing, e per housing intendo una stanza dove potete piazzare tutta la mobilia che volete, o quasi con dei limiti. Dalla piazza principale di ogni città avete modo, se avete già esplorato manualmente il luogo, potete andare nel luogo di aspettate, questo qua, Residential District Ethernet. Quindi praticamente noi abbiamo diversi vabbè, plot, ne abbiamo una sessantina per ognuno di questi 30, ma il problema è che sono tutti occupati. Ce ne sono alcuni che hanno il simbolino di un martello da asta in pratica. Che cosa vuol dire? Hanno modificato, da quanto visto, vedete qui, questo non è occupato, ma costa 3.187. Non è più come una volta, qua 3 milioni, insomma, e alcuni sono per uso solo privato, altri per le gilde. Alcuni possono essere acquistati solo dalle gilde. Ma adesso è diverso perché non è più chi è primo arriva meglio alloggia, quindi dovete andare giorno e notte perché non si sa quando il terreno viene reso disponibile. Vi mettete in lista, vi scalano 3 milioni e arrivato un giorno preciso, già determinato, viene fatta un'estrazione, una lotteria e quindi lo vince chi è più fortunato. Quindi questo rende tutto molto più equo, molto più sciallo. Vi iscrivete, se vincete è vostro, se no no. Fine. È sempre difficilissimo averlo un terreno, ma è più probabile. Ma perché vi ho detto prendiamo l'housing? Perché io adesso vado sul 26, che è il mio giorno di nascita, sperando di essere fortunato di trovare posto. Perché esiste un altro tipo di housing di cui non tutti sono a conoscenza, che è l'housing in appartamento. Praticamente potete prendere un housing non come questi. Adesso qui il clima è nebbioso. Tra l'altro, potete anche consultare in gioco un NPC che vi dice il meteo di ogni città perché cambia costantemente. Vedete, questi qui sono tutti terreni acquistati, decorati con la casa costruita proprio dal proprietario e con ovviamente l'interno istanziato, ma è visitabile se ovviamente il tizio mi lascia entrare, ok? E con i vari venditori. Quindi questo è molto comodo perché è esposto al pubblico, uno arriva qui, vede il venditore, va e compra roba dal retainer, le cose che sta vendendo. Oppure entra nella casa istanziata, vede l'arredamento che ha messo, spesso hanno anche più piani, hanno un seminterrato, primo piano, insomma sono belle case. Però hanno un costo settimanale comunque di mantenimento e quando voi smettete di giocare, dopo tot tempo, se non ci entrate, viene messo all'asta nuovamente. Quello che andiamo a vedere ora è qua in fondo. Il top must sono praticamente degli appartamenti che voi acquistate e è acquistabile uno solo per personaggio, ma quello resterà sempre vostro senza costi. È più piccolino, ovviamente, però andiamo al top must. Non c'è una X sopra, quindi credo ci siano ancora appartamenti disponibili. Dovete avere però mezzo milione. Io ho, adesso guardate qua sotto in basso a destra, 551.000, quasi 552.000. È tutto quello che ho accumulato in un centinaio di ore di gioco, forse anche qualcosa meno. Posso andare a un appartamento specifico. Vedete, sono tutti vuoti in questo reame qui. Però capita che in alcuni lotti di quei 20, 28, 30 che avevamo visto, alcuni erano occupati. Qui dice non entrate. O qualcuno lascia un annuncio, insomma, però dovete sapere qual è. Se voi volete venire a trovarmi a vedere come sto andando avanti con la mia casa, dovete sapere l'appartamento. Qual è? Perché all'interno ci potete mettere anche dei venditori, ma ovviamente è molto meno, come vi dicevo, esposto. Ora,
Il caretaker mi dice: posso puoi comprare una casa? Purchase. 500.000, acquisto e l'appartamento è mio. Non ho più un soldo, 50.000, però ho un appartamento che è tutto mio. Quindi possiamo andare all'appartamento. Vado al mio appartamento, vado a uno specifico appartamento. Indy Molag è il mio. Quindi, se volete trovarmi, mi trovate sul server Ragnarok, il lotto 26, appartamento 5. Ora, basterebbe che io cliccassi semplicemente qui. Anzi, voglio fare una cosa. Apartment Merchant. Interior. Si può comprare un sacco di roba. Sì, che tra l'altro non ho idea di cosa siano, ma voglio comprare una cosa banalissima, insomma. Riviera Chandelier. No, vediamo se c'è altro di interessante da poter comprare. Tables. Riviera Round Tables. Lo compro. Ok. Ora, entriamo nel mio appartamento e ve lo faccio vedere. Adesso. Go to your apartment. Eccolo qua. Non è grandissimo. Ci potete mettere delle pareti, dei separé, però insomma... Ok, adesso nel social, menu in basso, si è sbloccato housing, dove possiamo andare a mettere indoor questo. Quindi praticamente io posso andare a piazzare il tavolino. Praticamente mi dice che una volta che tu lo piazzi non può più essere raccolto per essere venduto. Quindi va bene, lo piazziamo. Piazziamo un tavolino qui all'entrata e vedete poi si potrà ruotare con il movimento in basso. Rotate. E metterlo in inventario. Ok, io adesso chiudo e ho posizionato il mio tavolino. Niente cavolate, insomma, niente di che. Però è una stanzina che non è grandissima, ma potrò metterci magari eventualmente quello che io ci andrò a fare. Non serve a nulla se non che metterci qualche magari... Adesso non so se ci sono i forzieri, se qualcuno di voi lo sa, me lo scrive insomma sotto nei commenti. Qualche tavolo da lavoro per lavorare magari o così. Però il resto generalmente si espongono i trofei di ride fatti, di premi vari, i retainer per poter vendere. Comunque, se volete vedere come questa casa proseguirà, la trovate all'appartamento 5 su Ragnarok, al lotto 26. Appartamento 5, lotto 26 su Ragnarok, ecco, ripeto. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questo video, insomma, di questo piccolissimo approfondimento. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!